Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Off Samuel. Tu chi sei? Ehi. Benvenuti nel mio nuovo video qui su Off Samuel, ragazzi. E tu sei mio fratello, non sei Off Samuel, capito? No, lui è Off Samuel fake. Visto che è da tantissimo tempo che mi chiedete quanti fratelli ho, oggi sono qua per portarli tutti al campo e per Ma sette fratelli? Ma come ha fatto tua mamma a farne così tanti? Guarda che è giusta osservazione. Ragazzi, siamo pronti? Adesso ve li voglio presentare uno ad uno. Partiamo subito col più piccolo, ragazzi. Lui si chiama Peter, l'avete già visto in un video dei Pirla su, appunto, dove guidava in una macchina al McDrive. Ha 11 anni. Vieni qua, Peter. Sei pronto oggi? Sei carico oggi? Sono carichissimo a batterti. Ah, sei pronto? Ma tu pensi veramente di riuscire a battere me? Quella faccia, te la devi ritrovare nel riso col pollo. Ok ragazzi, adesso andiamo con l'altro fratello. Lui è il penultimo. Si chiama Enoch. Anche no. Detto il Ciccio. Allora Ciccio, sei pronto oggi? Sì. Sei su YouTube, Sei pronto, Sì. Sei su YouTube, Quindi occhio che ti guardano, Anche la mamma ci guarda. Quindi far bella figura. Sì. Ok, vatti a preparare. Sì. Ok ragazzi, andiamo subito con un altro fratello più grande. O meglio, un'altra fratella più grande, perché lei è una femmina. Lei è Roberta. Ragazzi, comando io in casa mia, ovviamente. Chi è che comanda? Io, period. Tu comandi in casa mia? Cosa pensi di fare oggi? Difensore. Ah, difensitrice? Sì. Si dice così, vero? Va bene Roberta, puoi andare a scaldarti. Ciao. E dopo Roberta, ragazzi, c'è un altro fratello, il più importante di tutti, ovvero io. Sì, perché dopo Roberta ci sono io. Sono quello più importante, perché è il fratello albino quando lo presenti. Il fratello albino a fine video. A fine video vi presenterò anche i fratelli adottivi della famiglia Free, ragazzi, che sono loro. Passiamo all'altro fratello maggiore, che sicuramente lo avete già visto in altri video su Pirla SV, su YouTube. Ballerino, lui è Isaac. Dov'è Isaac? Dietro di te. Oh, Isaac! Eccolo qua, ragazzi. Mamma mia. Ma voi ce l'avete un petto così grande? Questo è il petto d'Africa. C'è il corno d'Africa e il petto d'Africa. Oggi, ragazzi, sapete già chi vincerà. Lo sapete già. Isaac, ti puoi andare a preparare, che tra poco iniziamo. Allora, passiamo subito all'altro fratello, ragazzi. Lui è forse il più grosso. Lui è forse il più grande. Lui si chiama Michael. Lo avete già visto? Vieni qua, Michael. Ciao, ragazzi. Sei carico? Guarda che. Mi fai il culo? Ma pensa a te, oh. Lui, quando era un bimbo, gli pulivo il culo. Adesso gli faccio il culo. Passiamo subito all'altro fratello maggiore. Facciamolo entrare. Lui è Edward. Sì. Allora Edward, sei pronto? Sei carico? Sono carichissimo. Sei carico? Spacchiamo tutto. Ok, dai. È pronto per spaccare tutto. Spero non me, perché sennò mi farebbe del male. Ragazzi, finalmente ci siamo. È il più grande di tutti. Si chiama Manuel. Tifa Inter, interista sfegatato. La caca. Manuel, sei pronto oggi? Sono pronto, ragazzi, non ce n'è per nessuno oggi. Cioè, ragazzi, calma. Ci siamo tutti e siamo pronti e siamo carichi per iniziare. Let's go! Andiamo. Siamo tutti qua. In che cosa consisterà la sfida di oggi? Ragazzi, mondialito. Quindi sarà un tutti contro tutti devastante. Chi segna passa. Chi segna passa. Cosa mangiamo dopo questa partitella? Riso con il pollo. Cosa mangiamo? Riso con il pollo. Ragazzi, io vi voglio presentare un portiere di eccezione. L'avete già visto nello scorso video. Simone Pechini. Sei pronto a parare le nostre bombe? Sì, la famiglia Samuel è bella numerosa qui. Bella numerosa, vero? Siamo un po' in tantini, sì, già. Va bene ragazzi, allora siamo già carichi. Mettiamoci subito in campo e iniziamo con questo mondialito. Sì, ci siamo. Mondialito challenge fra gli otto fratelli Afnie. Siete pronti? 3, 2,
1, let's go! E allora parte questa Mondialito Challenge. Corrono tutti, attenzione, sembra una mandria. Alla ricerca del riso col pollo e prende Samuel il pallone. E ragazzi, è là alla porta, è di là. Ma cosa sta facendo? Roberto, sono di Samuel, si sta facendo i salti durante il Mondialito. Ma cos'è sta cosa? Oh, vai la caca! C'è Cantè. Ragazzi, la porta è di là. Il Mondialito, più ignorante di sempre. Isaac si è già fatto male. Ma attenzione, Cantè. La passa al portiere. Che hai fatto? Mi manca il riso con il pollo. E allora riparte Pichini. Palla per Ciccio. Attenzione, la caca! C'è il gol di la caca! Tiro smorzato. Selfie. Let's go. Manuel, detto anche Lukaku, la caca è passata. La caca! Davanti a Haaland, che prima era stanco. Alan li dribla tutti davanti al portiere, Alan, gol incredibile. MSP, si è cercato un attaccante, ce l'abbiamo lì, il nuovo Alan. È dura la vita da bomber, ragazzi, io... E che bomber? Che succede? Vediamo se... Ma c'è Michael davanti al portiere, passa anche lui. Che mai di Cantè. Bello lo stop di Samuel, scuola MSP calcio. Avanti Samuel, prova il dribbling. Il mancino, Isaac, davanti al portiere, Isaac! E c'è la rete, che tunde! Mamma mia, Isaac, golasso! E seba, carai, e seba! E rimangono in 4. Samuel vuole confermare la teoria che passa il più grande. Samuel viene spinta dalla sorella, Samuel! Che gol, nonostante la spinta! Passa ancora lui! Dai, vamo! Va, Ciccio! E passa anche lui! Come di Aubameyang, che ora al Barcellona! Attacca Peter! Bello il dribbling! Va Peter! Rigore! Che ti ha toccato calcio dietro! Ah, il fallo di Roberto! Peter si può rifare! No, ma è tutta una falsa questa! E c'è gol! E passa Peter! Allora, Roberto è eliminata e si passa al prossimo turno. Secondo turno, qui verranno eliminati gli ultimi due che non hanno fatto gol, perché sennò qua non finisce più. Rinvia Pechini. Allora Cantè, detto anche Michael. Bello lo stop di petto. Ancora dribbla Samuel, ma c'è Peter. Doppio passo, supera Ciccio, supera la caca, supera Haaland. Samuel prova il tiro, parata, va ancora Cantè, è davanti a tutti Cantè, tira sul primo palo, sinistro, c'è la caca, prova il tacco, non si capisce niente, c'è Michael, nessuno vuole tirare, Michael, ancora lui, con la maglia del Chelsea di Cantè, Michael aprie, passa il turno, ballo il dribbling, dribbla uno, poi l'altro, la caca non può sbagliare, e c'è il gol, che fenomeno la caca. È regolare entrare dentro la porta anche con il proprio corpo, no, non vale, cioè, E allora qui c'è Samuel dal limite, va Samuel, non sbaglia, e passa anche lui, e rimangono 4, ma ne passeranno solo altri 2, va Isaac, bello Isaac il dribbling da solo, non può sbagliare stavolta, la puntazza di mancino, Isaac Afrije, passa il turno, gioco da ragazzi, oddio mio, sto morendo, oddio, e allora qua, sono rimasti in 3, è insuperabile Ciccio. Vai, ci mette il mancino. E allora si passa al terzo turno. Sono rimasti in 5, ma dato che è un mondialito africano, come potete vedere, adesso verranno eliminate 2 persone e ci sarà la finale a 3, però calci di rigore. Gabri, ma in questo video si è eliminata anche la tua voce, perché non la sento. Samuel, belle le finte, ma c'è Cantè, che difensore, mamma mia. E c'è il gol, clamoroso, di la caca, all'improvviso con il tunnel, la caca, ecco lui, l'originale, il gol di rapina, e passa subito, e va diretta al gesto finale, ai rigori, Peter su Samuel, ma va avanti, Samuel, ancora prova il tiro, e passa anche lui. Oh Samuel, ma dai, scusate ragazzi, cioè non potevano andare in finale. Ehi. Ancora bella la finta, Isaac, il mancino. Sì. E allora passa in finale Isaac.
E allora siamo qui per la super finale a tre fra Manuel, Samuel e Isaac. Eccolo qua il suo riscaldamento tattico. Questa è la mia rivincita, ricordate la scorsa volta com'è finita? Ricordiamo che Isaac ha già perso i rigori contro Samuel in un nostro video. È arrivato il momento del riscatto. Tre rigori a testa, chi fa più gol vince. Parte allora con il tiro, parata clamorosa di Pecchini. Ma che parata ha fatto? Per fortuna per te non siamo in prima categoria, quindi ci può anche stare il rigore sbagliato. Parte Isaac, il tiro e fare gol. Riesce a beffare il portiere così. Solo l'inizio ragazzi, solo l'inizio. Traversa clamorosa, un tiro pazzesco. Non ci credo, stava per fare il gol del secolo. Piatto sospeso. Ma Samuel, pallonetto! Non manca mai. Morbido così, il pallonetto ragazzi, dai! Uno Samuel, uno Isaac e zero Manuel. Prende la rincorsa molto particolare. Samuel prova a incitare Pecchini. Isaac. Ma Isaac, spiazzato! E la rivincita piano piano si avvicina per Isaac. Che si è appena spaccato qualcosa. No, ci sono. Sì! Va, per rimanere in campo. Per rimanere in partita. No, look! Bello! Nei battitori di rigori qua, la famiglia Frie. Il rigore più importante della famiglia, ragazzi. Quindi, ma dell'onore della famiglia, ragazzi. Più importante è il rigore del Ghana. Ai quarti di finale nel 2010. Samuel prende l'energia dal sole. La tensione bollente. Più di un rigore in prima categoria. Passi corti per Samuel. Concentrazione! Mentalità! 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 È tutta questione di mentalità, ma qua batte Manuel per vedere se rimarrà in gioco oppure no. Manuel si carica. Eccolo, la rincorsa. Ma Manuel e sbaglia! Eliminato! E qui rimane Isaac, che ha un rigore in meno di tutti, però ha due. Se la mette adesso. Ha vinto! Il portiere è pronto, è caldo. Sguardo intenso fra i due fratelli. In palio, l'uovo di Pasqua del Milan. Squadra che non ti fa Isaac, però meglio che niente, la cioccolata è sempre cioccolata. Allora ragazzi, l'ho preso del Milan perché ero già convinto di vincerlo io, capito? Per quello l'ho preso del Milan. Ah, ok. Vedremo adesso. Ma siamo pronti, l'arbitro ha fischiato. C'è rigore. Oh, il tiro! Dai, è incredibile! Dammi qua! Dammi qua! Oh! Vaffanculo Milan! La cacca! Allora Isaac vince questo mondialista challenge tra i suoi otto fratelli. Sì! Come altro premio c'è il pallone d'oro. Ed eccolo qua, il vincitore di questo mondialista football challenge. E non per niente, con la maglia di Messi, vince il pallone d'oro. Dedico questa vittoria a me stesso. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale e se li volete in prossimi video scrivetemi qua sotto nei commenti. Io li ringrazio tutti dal primo all'ultimo. Certo che verranno un altro video, dai, ma siamo belli, dai, siamo tutti belli uniti, belli carichi. Oh no, oh no ragazzi! Ok. Wow! Questo video si conclude qua ragazzi, io ringrazio il Circolo Tennis Italia Zona Barca Bologna per averci ospitato quest'oggi a fare questo magnifico video, link in descrizione per vedere il posto e ci vediamo in un prossimo video, ciao belli! La caca!